Buongiorno, mi chiamo Pauline Due, sono un'infermiera a domicilio. Sono da una delle mie pazienti, l'ho trovata morta in casa sua. Turbata? Come va? Fa parte del mestiere, sono abituata. Non ha mai lasciato Ennard, c'è nata, ci lavora. I suoi genitori sono nati lì, i suoi nonni. Minatori, metallurgici, una ragazza semplice. Coraggiosa, intelligente, la conoscono tutti e tutti le vogliono bene. In più è carina, il che non guasta. Come stai? Quanto somigli a tua sorella maggiore, tu? Non è mia sorella, è mia Ah, madre. davvero? Beh, non si direbbe. Vieni a cena una sera? Ti devo parlare. Sai, ho raccontato che quelli hanno di nuovo rubato da Robert. Chi sono Ho quelli? l'impressione che si debba cercare dalle parti del quartiere Léo Lagrange. Quelli sono francesi quanto te. Ah, questo poi è da vedere. Quel che è certo è che qualcuno lo è da molto più tempo. Baciami. E lo rincontrerai? Non lo so, sei proprio curioso, eh? La ginecologa è andata via. Ora c'è un uomo. Mio marito non è d'accordo. Siamo in Francia, nel XXI secolo. Ci parlo io con suo marito. Mi hanno incaricato di trovare un candidato per le comunali e ho pensato a te. Sarei in una lista del blocco patriottico. È qualcuno come te che le persone aspettano, una di loro. Ti sembra una fascista? Lei non è proprio la stessa cosa. E poi è una donna. Voglio cambiare le cose, è un po' diverso. Se credi di cambiare con quella gente. Ora o mai più, porca miseria, li prendiamo tutti a calci in culo. Ma chi? Tu lo sapevi? Certamente no. Non sarà contenta di sapere che l'ha sorvegliata. Non capisco quello che succede, non vedo più i miei figli, non posso più lavorare. Preferiamo che lei non venga più. Perché non dovrei venire? Potrebbe finire male. Siamo a un passo dalla vittoria. Sono 40 anni che mi batto per questo. Oggi vi segnalo alcuni dei film drammatici più attesi per il 2017. Partiamo con Dunkirk, per la regia del grande Christopher Nolan. Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, racconta la grande evacuazione verso la Gran Bretagna durante la cosiddetta Battaglia di Francia di migliaia di soldati belgi, britannici e francesi bloccati sulle spiagge di Dunkirk dall'avanzata dell'esercito tedesco. Tra gli interpreti ci sono il bravissimo Tom Hardy, Kenneth Branagh e Cillian Murphy. Poi passiamo al genere drammatico, erotico, sentimentale, che verrà rappresentato da 50 sfumature di nero, cioè il secondo capitolo tratto dal bestseller di E.L. James, che vedrà il ritorno delle avventure amorose di Christian Grey e Anastasia Steele, ancora interpretati da Jamie Dornan e Dakota Johnson. E rivedremo Christian Grey che cercherà di persuadere la cauta ragazza a tornare nella sua vita, ma lei non sarà così facile da convincere se non con un nuovo accordo. Agli amanti del cinema italiano invece segnalo Fortunata, film di Sergio Castellitto che ha scritto la sceneggiatura insieme alla moglie, Margherita Mazzantini. Protagonisti sono Stefano Accorsi e Jasmine Trinca, che interpreta una madre uscita da un matrimonio fallito e che vuole realizzare un solo sogno, raggiungere la propria indipendenza e il diritto alla felicità. Poi vedremo Entering Hands, la vera storia di Jack Unterweger, il prigioniero poeta con Michael Fassbender, che interpreta questo serial killer morto suicida in carcere nel 1994. La sua vita è stata segnata da una doppia personalità, la vita pubblica di giornalista che aiutava la polizia ad indagare nel mondo della prostituzione e quella molto privata di assassino. E infine Gifted, una pellicola di Mark Webb con Chris Evans che interpreta un giovane uomo che proverà a crescere la giovane e brillante figlia della sorella morta in un incidente. Bene, fatemi sapere quali andrete a vedere. Io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!